Ciao a tutti ragazzi, sono Daniele, benvenuti nel mio canale. Sono un dropshipper e appassionato di crescita finanziaria e condivido le mie esperienze su questo canale. Oggi ti parlerò di PayPal e di processori di pagamento per il tuo negozio in dropshipping o non dropshipping e sul perché ti vengono sospesi e come sbloccare questa situazione. Resta con me. Chiunque ha provato a vendere online, specialmente in dropshipping o articoli virtuali, si è ritrovato diversi problemi, come quello dei processori di pagamento come PayPal che blocca l'account o addirittura lo sospende a tempo indeterminato o applica altri tipi di restrizione. Oggi voglio analizzare un attimo con te, nello specifico andiamo ad analizzare PayPal, ma i concetti si possono utilizzare in quasi tutti i processori di pagamento che ci sono per i nostri negozi. Innanzitutto, perché PayPal o un altro processore di pagamento viene sospeso? Ci sono diversi motivi. La prima, ovviamente, sono attività sospette, ok? Quindi se fai vendite, vendi articoli ad alto rischio, come magari cellulari o elettronica, oro, per esempio, comunque questi articoli che sono soggetti a truffe, che molte volte vengono utilizzati dai truffatori, vengono classificati come attività sospette, magari venti in paesi sospetti, e viene l'account ristretto, sospeso, in atto preventivo. Questo è uno dei motivi. Un altro motivo è il tipo di articolo venduto. Ad esempio, se vendi articoli virtuali, puoi stare certo che con la maggior parte dei processori di pagamento, specialmente PayPal, se vendi articoli virtuali, parentesi, intendo ad esempio corsi, infografiche, libri virtuali o comunque tutto ciò che non è un oggetto tracciabile, che non viene spedito con un servizio postale o un servizio di corriere, è classificato articolo virtuale e devi assolutamente evitare in questo caso PayPal o comunque tanti processori di pagamento perché non tollerano questo tipo di vendite e ti daranno un sacco di problemi. Un altro motivo per cui account PayPal o un processore di pagamento sospende è quello dei cambiamenti significativi nell'attività di vendita. Loro lo dicono così, o almeno PayPal lo dice così. Cosa significa? Che se tu hai un account PayPal, ok? Hai sempre venduto 100 euro al giorno, 50 euro al giorno, ok? E ci sta magari un giorno vendere 300, vendere 400, c'è uno spike in positivo, ma se tu, dopo che hai venduto tanti mesi a 100 euro al giorno, passi di colpo a vendere 500 euro al giorno ad oltranza in tempo prolungato, questa viene classificata come cambiamento significativo nell'attività di vendita, perché non è una crescita organica, non si è andato da 100, 110, 150, 200, si è andato da 100 a 500. Questo è un problema comune quando ad esempio si fa dropshipping su eBay. Ho avuto io stesso problemi in passato. Perché? Perché eBay, siccome è ad alta scalabilità, ha un sacco di turnover, ha un sacco di flusso di denaro, quando vai a scalare ci può essere un cambiamento veloce e significativo nelle vendite. Questo è un motivo principale per cui viene bloccato o sospeso un account PayPal o comunque anche Shopify Payments o altri Stripe o i più comuni processori di pagamento. Un altro motivo di sospensione, ed è il peggiore per cui tu puoi essere sospeso, perché la maggior parte delle volte ti fa perdere vita l'account, specialmente se utilizzi PayPal, sono le troppe controversie o chargeback, cioè quando un cliente apre una pratica con processori di pagamento, con PayPal o con Stripe o con Shopify Payments, dove chiede un rimborso perché non ha ricevuto l'oggetto, o perché ha ricevuto un oggetto diverso, o perché l'oggetto è difettoso. Queste si chiamano controversie. Solitamente un account in salute dovrebbe stare entro l'1%, massimo 1,5% di controversie. Significa che se tu fai 1000 vendite dovresti avere massimo 1-2 controversie, che poi dipende anche da tanti altri fattori, ma solitamente è questo. E purtroppo questo è un concetto che le persone non capiscono, specialmente i cosiddetti improvvisati, quelli che pensano che basta avviare un negozio su Shopify, cominciare a buttare delle ads o cominciare a vendere su eBay e non dare customer service. Questo è, diciamo, il killer del tuo business. Se tu pensi che puoi farti una rendita passiva, semplicemente vendendo su eBay o vendendo su Shopify senza dare customer service, tranquillo che perderai tutto.
Il customer service è la chiave, devi mantenerlo sempre al top. Ci sono modi per farli diventare rendite passive, automatizzare il tutto, ma ciò non significa non dare customer service, ciò non significa non rispondere ai messaggi degli utenti o non inviare la merce o inviare merce scadente. Questi sono i motivi principali per cui un processo di pagamento ti blocca, ti sospende. Andiamo a vedere come sbloccarlo. Ovviamente io personalmente con esperienza ho solo su PayPal, sono stato bloccato tante volte su diversi conti, tutti sbloccati, e su Shopify Payments sono stato bloccato e sbloccato. Non conosco Stripe perché non l'ho usato, non conosco Payoneer, non conosco gli altri personalmente, ma ritengo che più o meno funzionano nello stesso modo perché si appoggiano tutti in banche uguali o simili. Comunque, ragionano tutti negli stessi modi. Andiamo a vedere come ho sbloccato i PayPal e come puoi sbloccarlo, ok? Ti verranno chiesti innanzitutto dei documenti di identità, ok? O se hai registrato un account business e documenti aziendali. Questo penso non sia un problema, a meno che non hai registrato PayPal sotto un nome fittizio. Allora ti consiglio di abbandonarlo immediatamente perché non potrai andare lontano. Purtroppo è una cosa più comune di quanto si pensa. Un'altra cosa che ti chiederanno sono i numeri tracking. Attenzione, io ti sto dicendo questo, come sbloccare gli account PayPal, come sbloccare i conti Shopify Payments, non solo perché ora tu hai l'account bloccato, ma soprattutto perché lo avrai bloccato. Te lo posso garantire, chiunque inizi a vendere, che sia in dropshipping, che non sia in dropshipping, che sia virtuale, che sia fisico il bene, ti posso garantire che chiunque o prima o dopo avrà l'account bloccato con qualsiasi processo di pagamento, quindi non andare in panico se un giorno entri, trovi il tuo PayPal bloccato, non puoi trasferire denaro sul tuo conto in banca, ok? I soldi non li perdi. Ovviamente non li perdi se hai un nome vero, se hai il tuo nome e non un nome fittizio, ma non andare in panico perché è un processo totalmente regolare e totalmente comune, succede a tutti. Ti chiederanno i numeri di tracking, quindi carica sempre i numeri di tracking. Se già stai vendendo, caricali. Se vendi su eBay, caricali su eBay. Se vendi tramite Shopify, caricali su Shopify. Se vendi tramite il tuo e-commerce personale, caricali su PayPal. Ma abbili sempre caricati, ok? Ti chiederanno il tuo business model, nel caso di PayPal o di Shopify. Ti chiederanno cosa vendi, da chi lo prendi, se sei in dropshipping o se hai la tua merce. I tuoi tempi di spedizione, fornitore, chi è, numero di telefono del fornitore o sito web del fornitore o come l'hai trovato, tutte queste cose, ok? Un suggerimento semplicemente spiega esattamente cosa fai. Se sei in dropshipping non digli che è un magazzino, ok? Non sono stupidi, lo capiranno. Se non hai il contatto personale del fornitore, ok, dagli il link AliExpress, dagli il link dove tu acquisti la merce. Non mentire, digli esattamente cosa fai. Esponi il tuo business model, non ti bannano per questo, il dropshipping è permesso, ma se menti ti bannano perché lo sanno, già sanno che fai dropshipping, il sistema hanno algoritmi efficaci che già alle prime vendite capiscono cosa fai, va bene? Perché è fatto da altre migliaia di persone, quindi segue lo stesso partner, già lo sanno, quindi non mentire, digli esattamente cosa fai. Un'altra cosa che ti chiederanno sono le prove di acquisto, e su questo nei gruppi Facebook vedo un sacco di confusione. Cosa sono queste prove d'acquisto? Giustamente chi fa dropshipping dice io non ho prove d'acquisto perché non ho merce, non ho fornitura. Quello che molte persone ignorano è che vanno bene le prove d'acquisto se tu fai dropshipping, se hai un contratto con un dropshipper, mandagli il contratto. Se non hai un contratto, ad esempio acquisti la tua merce su AliExpress, acquisti la tua merce su Amazon, acquisti la tua merce su Banggood, semplicemente fai uno screen o scarica in PDF la ricevuta, la fattura e mandagli questo. Non ti preoccupare che si vede che è comprato da AliExpress, non ti preoccupare che si vede che è comprato da Amazon. Altre migliaia di persone fanno questo business model, i processi di pagamento già lo conoscono, lo accettano. Quindi sii onesto, scarica le fatture Amazon, scarica le fatture AliExpress, scaricale, fai lo screen e mandali. Soprattutto quando gli mandi le prove di acquisto, allegagli il numero transazione, cioè se tu scarichi le prove di acquisto per questo orologio, ok? E questo orologio l'hai venduto a Daniele Puccio un giorno 2 maggio, mettigli la prova di acquisto, il numero di tracciabilità, se è stato consegnato o non è stato consegnato, l'importanza, mettiglielo e fallo così. Quindi, in base a quante prove di acquisto ti chiedono, fallo per ogni prova di acquisto. Allega ogni prova di acquisto con la transazione, il numero di transazione e il numero tracking. Anche se non è chiesto, magari non te lo chiedono, solitamente non lo chiedono, ma fallo. È molto importante perché
devi essere credibile, devi fargli vedere che hai un business model solido, perché i processori di pagamento non è che ti sospendono perché ti vogliono danneggiare, perché comunque loro paghi la percentuale, loro vogliono che tu fai un business, ma giustamente quello che vogliono evitare è la gente che truffa, perché negli anni ci sono state tante persone, soprattutto dropshipping, che hanno fatto cassa, hanno fatto 100-200 vendite, sono intascati 4-5 mila euro, hanno chiuso baracca e se ne sono scappati. Ecco perché ora c'è rigidità. Devi quindi tu dimostrare che non sei un truffatore, una di quelle persone che fa cassa e se ne scappa. Devi dimostrare che tu sei lì per rimanere, che sei lì per fare business a lungo termine. Se riesci a fargli capire questo a chi verifica, a chi è nel reparto finanziario che verifica il tuo business, sei a posto, non avrai problemi. Quindi allega qualsiasi cosa, impegnati a fare questo business model, a caricarglielo come si deve, a dargli tutte le informazioni che ti chiedono, ok? E pensaci da ora, dal primo giorno che fai la vendita, conserva tutto e preparati a questo giorno perché arriverà. Un'altra cosa che devi fare nel business model, a volte te lo chiedono, a volte PayPal te lo chiede, a volte no, ma tu fallo ugualmente. Spiega come affronterai i problemi. Cosa intendo? Ovviamente in qualsiasi attività, anche che sia in dropshipping o che non lo sia, ci saranno delle problematiche, dei customers infelici, dei clienti infelici che si lamenteranno, che apriranno un chargeback, o magari il corriere perde la merce, non gli arriva la merce, magari la merce si danneggia in transito, magari per qualche motivo non arriva. Tutte queste serie di problemi che accadono normalmente a chi vende online, ok? Devi spiegare, quando esponi il tuo business model, come affrontare questi problemi. Cosa farai se un utente apre un chargeback? Cosa farai se un utente riceve un articolo danneggiato? Spiega, onestamente. Digli, se so che nell'attività di vendita possono accadere dei problemi, delle problematiche relative alle spedizioni. In caso un utente dovesse ricevere l'articolo danneggiato o non dovesse riceverlo, la mia azienda o io, chiunque tu sia, saremmo pronti a rimborsarlo e affrontare il problema con la nostra parte di capitale dedicata a questo tipo di problemi, poiché dai nostri profitti usciamo una parte di capitale e la inseriamo come fondo cassa per combattere questo tipo di problemi. Questo è un altro punto importante: devi fargli capire che sei consapevole che ci sono dei problemi, e che, perché molti dropshipper, quando si ritrovano magari 5, 6, 7 controversie aperte da 50, 70 euro l'uno per 400, 500 euro, hanno paura di perdere quei 400, 500 euro, di combattere le controversie, e quindi cosa fanno? Chiudono l'account e se ne scappano. È sbagliato, così siete solo bruciati a vita. Invece i problemi si affrontano, è normale che ci siano delle perdite nel business, devi essere consapevole che ci possono essere, ma devi essere anche abbastanza bravo da organizzare il business per assorbire queste perdite che inevitabilmente ci sono, come un supermercato che ha delle perdite quando gli si rompe una cassetta di birra, quando gli si rompe una cassetta di vino, ovviamente vanno a perdere, ma quelle perdite sono a monte, calcolate, sanno che ci sarà il 0,5, l'1%, di prodotti che andranno danneggiati per qualsiasi motivo, ok? Quindi devi essere pronto a questo. Molto, molto importante fargli capire che non scappi con la cassa e sei lì per rimanere. Cosa succede una volta che ti sblocca? Se fai dropshipping è probabile, molto probabile, che ti mettono una riserva nell'account. Che significa? La riserva nell'account è una somma, una percentuale che il processore di pagamento PayPal o Shopify Payment trattiene su ogni tua transazione. Ad esempio PayPal solitamente applica il 25% o il 30% su ogni transazione a 21 giorni o a 30 giorni o a 45 o a 60 giorni. Che significa? Che dal momento in cui tu hai una riserva e ricevi un pagamento di 100 euro, PayPal prenderà il 25% o quale percentuale sarà, quindi 25 euro, e la metterà su un fondo bloccato per i giorni di riserva. Ad esempio io ho 30% a 21 giorni, perché il mio business model è solido, ma molte persone, soprattutto quelli che fanno dropshipping da AliExpress con PayPal, hanno il 25 o 30% a 45 giorni. Quei soldi verranno automaticamente sbloccati dopo il tempo di scadenza. Questo significa che più transazioni fai, più soldi hai bloccati. Quindi devi essere pronto a sapere che c'è la possibilità che una parte dei tuoi soldi venga bloccata.
Solitamente per chi fa dropshipping in modalità Aliexpress il 25% corrisponde al suo margine di guadagno, quindi è solito margine, ma nel caso fai dropshipping a margini più bassi, magari come lo faccio io perché lo faccio su eBay, a volte quel 25% fa parte anche leggermente delle spese, quindi è buono avere sempre un po' di capitale. Poi ovviamente la discussione potrebbe prolungarsi in modo molto più dettagliato di questo, perché l'argomento è infinito. Capitale può servire anche per tante altre cose. Ovviamente puoi iniziare anche senza capitale, difficile che riesci a scalare, avrai bisogno di più tempo, ma l'ideale è avere qualche migliaio di euro da poter utilizzare, che non significa investire, ma significa inserire nel cash flow, perché magari ci sono tempi bancari, tempi di trasferimento, ci stanno 2-3 giorni, metterti una base magari di 2000 euro in base a che volume fai, e avere cash flow, liquidità da voler mettere nel cash flow, ti può servire per scalare più velocemente e affrontare i problemi in modo più sereno. Non contestare la riserva, è inutile. Non chiamare PayPal chiedendoti di toglierti la riserva, non chiamare Shopify Payments, è inutile. L'unica cosa che riceverai sarà una probabile sospensione o un probabile flag, un probabile segnalazione interna del tuo account. Non te la tolgono, ok? La rivedono solitamente ogni 6 mesi, 7 mesi, ma per mia esperienza non la rivedono e semplicemente te la lasciano, soprattutto se fai dropshipping, quindi non contestarla. Fa parte del lavoro, ok? Prendi la consapevolezza. So che può essere fastidioso, ma sono sempre soldi tuoi, te li daranno. Ovviamente, se qualcosa non va nel tuo business model, se non li convinci, c'è sempre la possibilità che ti bannano, specialmente PayPal, a vita e si trattengono i soldi che hai sul fondo PayPal per 180 giorni, cioè 6 mesi. Quindi, in ogni caso, quando lavori con PayPal, ti consiglio di non tenere mai troppa liquidità su PayPal e prelevare giornalmente. Ovviamente lascia sempre un fondo, non per non lasciare il conto a zero, perché questo può causarti una restrizione o un controllo da PayPal. Se ad esempio hai 1000 euro, prelevane 900, 850 e ne lasci 100, 150. Questo perché che se ti aprono qualche controversia, il conto non ti va in negativo. Un conto che va in negativo è soggetto a verifiche da PayPal e ovviamente noi vogliamo evitare qualsiasi tipo di verifica, anche se possiamo superarla, ma non è mai buono, ok? Sono sempre problematiche che noi vogliamo evitare, quindi il punto principale è sempre prevenire e organizzarsi in tempo. Ok, ragazzi, spero che questo video abbia schiarito le idee un po' su PayPal e sui processi di pagamento, su come funzionano e su cosa richiedono. Ovviamente l'argomento è ancora molto vasto, non posso coprirlo solo in un video, ma questi concetti base e fondamentale dovrebbero essere d'aiuto a chi sta iniziando, a chi si ritrova bloccato nei processi di pagamento. Se avete bisogno, se avete il conto bloccato e volete un aiuto, volete magari una mano a creare i documenti o a dare la documentazione richiesta, commentate o contattatemi su Facebook o via email. Sono sempre pronto, quando possibile, ad aiutare. Spero che ti sia piaciuto. Ricordati di iscriverti al canale, di mettere mi piace, così mi aiuterai a crescere e a continuare a condividere le mie esperienze con te. Ci vediamo alla prossima. Ciao.